io però volevo, scusa, tornare sulla storia delle ragazze di Renzi, che di Renzi o di Renzi, che tu chiami ragazze, però in realtà queste sono ministre. Beh, anche quelle di Berlusconi erano ministre, perché la Scalfagna era una ragazza, sì, anche ministra. Certo. O della Frocia. Certo. No, per carità, era ministra anche lei, ci mancherebbe altro, cioè col bollino e tutto. Anche la Prestigiacomo, cos'era? Un fattorino, ministro. Ragazza, certo. E ministra. Ma perché queste, cioè tu le vedi proprio male? Cioè non ti sembra che c'è, voglio dire, male? Ma a me piacciono un casino, c'è quella Boschi lì, sono innamorato perso. È che lei non mi... ho telefonato qualche volta ma non mi risponde. Che dici? Sono belle, sono carine, mi piacciono moltissimo. Che devo fare? Più di quello. Poi scusa Andrea, a proposito della Boschi, che è una bellissima ragazza che vediamo ormai ogni sera, ci siamo abituati proprio... Con quella bocca lì. Però dicono tutti quelli che la conoscono che è la più brava delle ministre del governo Renzi, che è preparatissima, che studia, studiosissima, e che su questa legge elettorale, che è un pasticcio colossale, ecco, mentre invece non mi dicono altrettanto della signora Mogherini, che adesso... Una biologa che adesso candidata a fare il ministro degli esteri europeo.